Piacenza con il tridente più classico, quello composto da Caccia, Guzman e Graffiedi, sponda regina in difesa, Giosa al posto di Cosenza sulla sinistra, Barilla vince il ballottaggio con Rizzato. Decimo minuto, proteste emiliane per un presunto fallo di mano in area di Barilla, l'arbitro lascia correre. Ancora il Piacenza, diciottesimo, Guzman trova spazio per sganciare il sinistro, Puggioni dice no. Il fronte si rovescia, tocca la regina, intraprendente con una girata al volo di Bonazzoli, Cassano chiude sul primo palo. E il preludio al vantaggio calabrese che arriva al minuto 26, cross basso di Bonazzoli, Rizzo in splendida solitudine piazza al destro vincente, prima rete in campionato per il centrocampista di Azzori. È una frustata per il Piacenza che si butta in avanti al 37esimo, riagguanta la parità, Graffiedi al centro, Puggioni tocca ma il pallone resta lì, rompe Marchi che con un destro di prima intenzione firma l'1-1. È scatenato il gruppo Madonna, 42esimo, match completamente ribaltato, Caccia controlli in area e con il tacco ispira il destro di controbalzo di Graffiedi, Puggioni è ancora battuto, da applausi l'intesa della premiata ditta Caccia Graffiedi, ripresa, partenza lanciata del Piacenza pericoloso con un diagonale mancino di Caccia, di piede la risposta di Puggioni, ospiti in avanti al 26esimo e di nuovo parità, contatto tra Zammuto e Campagnacci, entrambi finiscono a terra in area di rigore, l'arbitro concede il penalty tra le proteste biancorosse, dal dischetto Bonazzoli non fa sconti, il Piacenza ne ha ancora voglia e al 35esimo sfiora il tris con un gran sinistro dal limite esploso da Graffiedi, Puggioni si salva con l'aiuto della traversa, poi a Gervasoni non riesce il tap-in. Spingono i padroni di casa, 42esimo l'episodio che decide, Graffiedi verticalizza per Caccia che si presenta davanti a Puggioni e lo scavalca con un tocco dal basso per Caccia e la rete numero 12, una rete che regala al Piacenza tre punti importanti in chiave salvezza. La determinazione e la voglia di successo della squadra di Madonna hanno fatto la differenza. Il Piacenza, trascinato dalla coppia Caccia-Graffiedi, quest'ultimo davvero il migliore in campo, ci ha creduto fino all'ultimo e ha avuto ragione. Regina invece troppo rinunciataria, soprattutto nel secondo tempo. I calabresi non vincono ormai da 5 turni. Azzori deve correre al più presto ai ripari. Algarilli, Piacenza 3, Regina 2. Alessio Scida, curioso incrocio di ex in panchina con il ritorno da avversario in Calabria di Franco Lerda, tanti bei ricordi. Sulla panchina dei calabresi c'è Eugenio Corini, ex centrocampista dei Granata. Prima azione importante, decimo minuto, punizione di Gasbarroni, la deviazione di Rolando Bianchi, attento il portiere Belez. Poi il Crotone avanti con Galardo, fa partire il sinistro che costringe Bassi a mettere in calcio d'angolo, bella parata dell'estremo difensore Granata. Bella partita, non avvincente sul piano del gioco, ma non mancano le occasioni. Qui chiusura di tempo per Bianchi e ancora attento il portiere dei calabresi. Con il montaggio di Piero Pica al secondo tempo il traversone di Gasbarroni diventa un tiro che allunga in calcio d'angolo Belez, non ci arriva per questione di centimetri D'Ambrosio. Poi minuto importante, 19esimo, c'è un colpo di testa di Abruzzese fermato con un braccio secondo Baracano di Firenze, le proteste del Torino, viene anche ammonito Paolo Zanetti, la ripetizione rallentata apre dubbi enormi, probabilmente il pallone ha colpito il petto del centrocampista prima del braccio, viene ammonito per proteste anche Gasbarroni. Dal dischetto per il Crotone va Ginestra, la rincorsa, il tiro forse un po' debole, intuisce comunque alla sua destra Bassi. Tutto da rifare o quasi, perché l'appuntamento è rinviato solo di 10 minuti. C'è un'azione del Crotone, resta a terra Ginestra, prosegue Cutolo che poi fa partire un gran sinistro all'incrocio dei pali, Crotone in vantaggio 1-0. 31esimo del secondo tempo, rivediamo imprendibile il sinistro di Cutolo, settimo centro stagionale. Felicità che dura solo 3 minuti e mezzo. Pagano, ultimo arrivato nel Torino, tira Antenucci, la respinta del portiere del Crotone, l'opportunismo nell'area piccola di Rolando Bianchi, 1-1, decimo centro per Rolando Bianchi, siamo al 35esimo, non accadrà più nulla di importante, anzi l'ultima nota di cronaca è oltre il fischio finale, viene ammonito ancora per proteste Zanetti, secondo giallo e dunque rosso, finisce qui. Torino con troppi peccati di sufficienza, anche un po' supponente. Tra Cutolo e Bassi il voto più alto in pagella al portiere perché decisivo ai fini del risultato. Alessio Scida, Crotone 1, Torino 1.